Allora, io innanzitutto credo, al di là del documento che noi facciamo, visto che stiamo facendo questa azione tecnica, tutta la parte che giustamente si sta facendo, il lavoro giusto che deve essere fatto con le informazioni in regione, quindi nei tre settori, la parte legale, la parte tecnica, la parte delle volontà amministrative, è fondamentale che dopo questa presa d'atto di chi è a favore e chi è contro, si faccia un deliberato comune per tutti i paesi del Vallo d'Idiá, da portare nei vari consigli comunali con possibilmente allegato tutte le motivazioni, non soltanto il favor, ma anche le motivazioni tecniche, no, se mi piace o non mi piace, ma anche le motivazioni tecniche devono essere allegate. E queste poi, come, diciamo, come consiglio comunale, chi naturalmente vorrà esprimerlo e condivide questo per iscritto, dopodiché congiuntamente nelle varie azioni, nei vari comitati, fare anche manifestazioni, convegni, sottoscrizioni affinché possiamo alla fine andare contro questa cosa. Altrimenti succede che diciamo delle cose, poi c'è dell'incertezza e mancanza di chiarezza, anche magari forse viene confusa qualche parola in qualche intervista e la gente può No, essere non è così, disorientata. se Aspetta, tu perciò mi volevo. passa la parola. Io Sì, ma chiedo fammi che questa diciamo. possa essere fatta un deliberato comune, tutti quanti, di tutti così, 19, 20, 25, 30, perché se alla fine possa essere fatto arrivare fuori il Vallo di Diano, ma non potete fare Casaletto, non potete fare altre cose, viene sicuramente come area di territorio e possiamo esprimerci su questa cosa qua. Questo è quello che perciò dico oggi, siccome Dino è il primo che va a fare questa cosa, consiglio, al di là di cosa la centrale, sul petrolio esprimerà il parere, ma che sia un parere comune. Appena diciamo tante di quella cosa, il tavolo tecnico che sta lavorando, altri tavoli, può darsi che dice una cosa diversa rispetto ai consigli. Qui c'è una voce unanime in quello che si viene a dire, per quanto, ripeto, mi riguarda. Ma vedi Sergio, il deliberato, no, dire, te lo devo dire perché tu hai fatto consiglio comunale. Allora, al di là del deliberato, che noi abbiamo fretta, io stamattina non lo so quanti sindaci hanno avuto delle telefonate sul comune, sul numero fisso. Io ho avuto circa 10 telefonate. Non dico, io ho chiesto se erano residenti di Patulo o di Sassano o di Polla. Io so, questi cittadini, dietro l'intervista di ieri sera che abbiamo fatto a Sala Consiliare, ripeto, io lo dico come notizia ai colleghi sindaci, al di là del deliberato che andremo a fare, su cui ognuno di noi, non è, io esprimo il mio voto. Però poi c'è un consiglio comunale, c'è una maggioranza e c'è una minoranza, c'è l'imprenditore, c'è il dipendente, c'è l'ambientalista, come c'è chi cavolo fa sviluppo. Però attenzione, in questi giorni i cittadini si lamentano che noi non li informiamo, i cittadini si sono lamentati. Ora io non lo dico perché tra l'altro ho risposto no, un assessore non mi viene, neppure io, poi dopo ha ritelefonato, dietro ieri sera, proprio perché qualcuno di noi non ha pigliato una posizione netta. Attenzione, non facciamo questo errore, perché questo è molto nazionale. E poi farò l'intervento, perché se voi la leggete qua avanti, qua parlano di onestà, cioè la Shell ci parla di onestà, quasi come se i disonesti fossero i sindaci. Allora io voglio dire, da questo momento in poi, al di là di quando convochiamo il Consiglio Comunale, nel momento in cui la stampa giustamente ci chiede un'opinione, per esempio io sono stato attaccato perché io ho detto, se vedete su internet, io ho detto no, senza se e senza ma. Naturalmente io sto esprimendo una posizione mia personale, il Consiglio non lo so che cosa esprimerà, però da questo momento in poi, su Terna Montesano, perché non è una questione solo di Dino Fiore. Attenzione, se facciamo questo errore, è un primo errore che facciamo, di quasi come fosse una vicenda tua e sta per Dino Fiore, con gli oneri economici che ti stai, e l'hai detto ieri sera. Però anche nelle interviste, di essere molto chiari, di essere chiari, con una posizione netta. Io manco a farlo apposta e chiudo. 15 giorni fa, sulla vicenda tribunale, fece la proposta, visto che abbiamo delle situazioni, sanità, idraulici forestali,
tribunale, ma se ci mette pure in trivellazione e a terna, quello di istituire un tavolo permanente in comunità montana, perché secondo me Padula da solo, perché io non lo so come farò a coniugare la certosa patrimonio UNESCO con i camion, con gli autobotti carichi per loro. Non lo saggio come qualche cittadino o io in prima persona posso far coniugare queste cose. Lo anticipava il Presidente sui finanziamenti, cioè noi abbiamo pigliato nelle riunioni, nelle conferenze dei sindaci, a parte che ci siamo attenuti a quelle che erano le misure della Regione, però noi abbiamo pigliato, abbiamo fatto delle scelte in una certa direzione, significa che eravamo in tutt'altra direzione. Allora io l'appello che faccio ai sindaci, in qualche intervista che facciamo, di essere estremamente chiari, di essere con una posizione netta. Fermo restare. Ma tu prima che fai un documento, a me fra 5 minuti mi intervistano. Ieri sera siamo stati intervistati. Allora Sergio, io già cominciato a fare nome e cognome, ha già cominciato a dirci, faccio un esempio, non è così. Che Tommaso Pellegrino, un cittadino, non è questo, non sei tu, lo faccio perché tu sai la stima che ho. Non mi è piaciuto Tommaso Pellegrino perché non abbiamo capito buono. Allora l'invito che faccio all'amico Tommaso, se la pensa in questo modo, ne dice net, come abbiamo detto ieri sera, ho finito, giusto perché sto dicendo. Io ho convocato il Consiglio Comunale non per fare un primo della classe e neanche per mettere il capo davanti ai due. Cioè, ritengo che la comunità lucchesanese in questo periodo è soggetta a tutta una serie di pressioni, che la prima cosa che chiede è l'informazione, avere la conoscenza perfetta delle cose, perché qua alcuni parlano come se i corsi si dovessero fare da un lato all'altro, altri non sanno nemmeno che cosa sia arrivato al comune. Quindi c'è l'esigenza di andare nei consigli comunali per discutere. Io non sono contrario ai consigli comunali che si va con un documento preordinato e sul quale bisogna solo alzare la mano. Preferibile che i consigli comunali diano appieno il loro contributo a quello di cui si deve discutere. Ognuno, le sensibilità sono diverse, ognuno ha una sua problematica. Ritengo che, almeno per quanto ci riguarda, tempo restante che noi abbiamo detto dall'inizio che siamo no, siamo per il no, prescindere, proprio perché siamo scottati dagli eventi che ci hanno giudicato precedentemente. La cosa sulla quale io ritengo che ci sia l'esigenza di avere una nostra risposta chiara per questa vicenda, perché abbiamo una peculiarità particolare. Si parlava di possibili attività imprenditoriali che venissero danneggiate nell'ipotesi in cui noi siamo per il no a prescindere. Io posso ribaltare il ragionamento. Noi abbiamo un stabilimento di bottigliamento che occupa 60 persone nel momento in cui... E lui dove lo per realizzare? Tutto 60 persone a caso, non so con quale ritorno economico per la nostra collettività. Quindi la nostra peculiarità ci mette in condizione di dover da subito affrontare il problema. Sentire cosa pensa la gente e nel Consiglio Comunale è la massima espressione della volontà del popolo, c'è la possibilità di capire al fondo di che si tratta. Fermo restare che io sono disponibilissimo a riconvocare il Consiglio Comunale per riapprovare un documento condiviso da parte di tutti, purché sia in quella direzione. Cioè nel momento in cui ci sono delle incertezze, delle perplessità, io ritengo che non sia il caso di venire il bando comune. Nel momento che noi ci rendiamo conto che la nostra scelta non è quella del petrolio, noi non siamo né l'Iraq, né d'altronde io sono convinto che, anche se non è solo un contrario al petrolio, utilizziamo tutti in un modo o nell'altro il petrolio. Prendiamoci comunque conto che il petrolio non è stato sempre causa di guerra, di rivoluzione, di morte, quindi vantaggio è una risorsa provvisoria sulla quale il mondo si sta controllando, non è detto che sia lui, quindi nel momento che siamo lì ci sta dicendo, giustamente come diceva ieri Tommaso, io non lo so che faremo con tutti i mostri che sono stati creati intorno all'industria petrolifera.
mi fa piacere dire che è stato ribadito più volte, ma il problema non è degli 8 comuni, ma è del Vallo di Diano nella sua interezza. Quindi io penso che tutti i consigli comunali del Vallo di Diano devono assumere una posizione rispetto a questa vicenda. È vero che il consiglio comunale, io sono per fare i consigli comunali, cioè noi dovremmo fare i consigli comunali effettivamente per avere anche un atto istituzionale forte che venga da tutti i comuni, anche perché noi il tentativo di togliere completamente continuamente ai comuni, ai sindaci, ai comuni, di togliere qualsiasi tipo di potere, anche di vincolo, come in questo caso, io penso noi dobbiamo, a prescindere dalle norme sbagliate che ci sono nel nostro paese, ma dobbiamo riprendere una nostra autorevolezza nel dire sul territorio noi siamo i primi responsabili della tutela del territorio. D'altra parte i sindaci e gli amministratori sono responsabili delle vicende sanitarie, di tutte quante le vicende. Anche su questo aspetto c'è una vicenda sanitaria scientificamente provata e già di per sé questo ci dà la legittimazione di intervenire in qualità di sindaci in quanto tutori delle vicende sanitarie, della salute pubblica nel territorio. Avere delle relazioni, lo ricordiamo, è un attentato alla salute pubblica nei nostri comuni e quindi già di per sé noi abbiamo la competenza rispetto a questa cosa. Voglio dire un'altra cosa, è vero che i consigli comunali saranno aperti, cioè è chiaro ci sarà un dibattito, una discussione eccetera, però è utile anche poi dopo magari fare a valle dei consigli comunali una nuova incontro della comunità montana per un raccordo finale istituzionale. Io ve lo dico in questa sede che è una sede istituzionale, è chiaro che se nel mio comune la posizione che oggi sto esprimendo in qualità di sindaco, che è una posizione di assoluta contrarietà nei confronti delle trivellazioni e della ricerca di petrolio nel Vallo di Diano, per qualsiasi motivo dovesse essere messa in minoranza, io dopo un secondo rassegnerò le mie dimissioni, che significa chiaramente che io mi sto assumendo la responsabilità di questa posizione. E se in consiglio comunale c'è un atto deliberativo che va in una direzione diversa da quella che è il no al petrolio, io mi dimetto dopo un secondo. Quindi non c'è assolutamente motivo di dimettere. No, ma penso che questo dobbiamo farlo anche perché altrimenti noi stiamo assumendo oggi delle posizioni, ma è giusto il supporto anche nei consigli comunali, perché altrimenti andiamo. No, ma anche per un altro motivo. Penso che in vicende come queste chi occupa dei ruoli di responsabilità politica, che può essere dal sindaco al consigliere di minoranza a qualsiasi figura che sta in consiglio comunale, è giusto che i cittadini innanzitutto sappiano qual è la posizione, qual è l'idea di sviluppo del nostro territorio, perché se c'è qualche consigliere comunale che ha un'idea di sviluppo diversa, bene, la rappresenti e se ne prende la responsabilità, sarà verbalizzato nei consigli comunali in modo tale che quando poi ci parlano di sviluppo in modo diverso bisogna essere coerenti e richiamare quantomeno un principio di coerenza rispetto a questo argomento, anche perché noi le motivazioni ormai sono tante. Quando parlo di Vallo di Diano, il Vallo di Diano sono le terme di Montesano, è la Certosa di Padula, sono le grotte di Pertosa, è la Valle delle Orchidee, è il centro storico di Lugiano, è l'agricoltura col carciofo e tutte le nostre risorse importanti. Il fatto delle fide pascole, e dobbiamo sottolinearlo, che qualcuno dice che non è vero che c'è più agricoltura nel nostro territorio, che è vero effettivamente, almeno quantomeno per un fatto di rispetto dei nostri genitori, dei nostri nonni che ci hanno consentito chiaramente determinate cose, ed erano persone che vengono chiaramente dalla terra, dalla coltivazione della terra. Ma se noi andiamo a vedere in ogni comune quant'è l'area delle nostre montagne occupate dalle fide pascole, noi ci rendiamo conto quando invece l'agricoltura è ancora più che presente in questo territorio. Ha ragione Paolo Imparato, noi io stasera abbiamo riunione perché bisogna fare chiarezza. Io ho chiesto al sindaco e Gaetano immediatamente, quindi quello che dice Paolo è vero, come la stessa cosa ha detto Tommaso, mi ha anticipato. Noi stasera allora l'indirizzo dell'amministrazione è no al petrolio in maniera secca, inequivocabile. Chi dei colleghi è d'accordo e fuori dall'amministrazione? Questo è chiaro, palese, perché va fatto, perché loro la scelta, come fece la Texaco, che allora ero amministratore, ero capogruppo di maggioranza, ha già iniziato ad avere contatti con i singoli comuni, i singoli amministratori, perché sono dei ladri, perché sono dei mercenari, perché hanno gli agganci ministeriali, perché loro spingono affinché gli
mi vedi l'interesse pubblico, perché sotto sole di proprietà dello Stato, quindi devono scavalcare le amministrazioni comunali, facendo breccio su alcuni consiglieri, di, non dico Sala, ma possono essere di Sassano, Reggiano, Montesano. No, no, faccio un esempio. Quindi noi stasera alle 8, abbiamo riunione consigliare per fare una monotematica. Sì o no? Chi è a favore, quindi non ritiene lo che non vuole esternare pure l'amministrazione. Qualora la maggioranza dovesse essere a favore, per assumere o per no, noi, io come vice sindaco, per parole di missione da vice sindaco, non da consigliere, perché continuerò a fare la battaglia di posto. Innanzitutto non secco, senza. Grazie per avermi invitato, perché ovviamente vi ricordate che c'è Bertosa nel loro di anni. Le amministrazioni hanno dei programmi, il nostro programma non prevede distruzione del territorio, non prevede alcune cose, prevede tutela del territorio e quindi dei cittadini, della salute e quant'altro. Noi abbiamo il nostro programma amministrativo, per cui è chiaro, se va il Consiglio Comunale votano a favore del petrolio, è chiaro che se ne deve andare a casa, il sindaco se ne deve andare a casa. Quando una comunità come Bertosa ha deciso che il turismo, l'agricoltura e quindi il buon vivere è una delle prerogative del territorio, non dell'amministrazione che io presidio, ma del mio territorio, che è anche il Tanaro, che è anche la parte che riguarda Cucine, cioè che non è solo questo. Perché il Vallo di Diano, rovinare il Vallo di Diano significherebbe rovinare una parte del territorio che oggi è sana e che è come la vetrina della provincia di Salerno e della regione. Io dico soltanto un'altra cosa, visto che stiamo parlando tutti quanti a un'unica voce, che ci stiamo opponendo alla trivellazione su questo territorio, ma caro Presidente, io quello che ti invito è di creare un unico corpo di delibere, di fare ogni comune un consiglio comunale, perché in questo consiglio comunale bisogna coinvolgere i cittadini per poi si vede se all'interno del consiglio possiamo dare la parola alle rappresentanze, alle associazioni, ai cittadini singoli, per il loro pensiero. Ma fermo restante che oltre al Consiglio Comunale io propongo anche un'altra cosa, che ogni singolo comune dovrebbe fare un referendum, perché questo ci dà ancora forza, perché avete detto bene prima, noi siamo di fronte a un mostro che è una multinazionale e questo come azione deterrente solo se c'è un referendum possiamo bloccarlo, perché arriva un segnale forte e chiaro a livello ministeriale. Però questo va elaborato, anche questo pensiero, perché se no altrimenti e poi nel corpo della delibera bisogna mettere quello studio che stanno facendo i nostri tecnici, le motivazioni, le osservazioni chiare e forti per ogni corpo di delibera di consiglio comunale, se no altrimenti poi non fa la forza giusta sugli enti, perché noi il messaggio deve arrivare a Roma, perché tu puoi bloccare questa azione solo a livello ministeriale. Per poter fare questo va messo anche il referendum per ogni singolo comune, oppure faremo un unico referendum nel Val di Diano, poi con la comunità montana inviteremo i cittadini a partecipare, ma perché che evitiamo spese da raro, insomma, perché pure questo bisogna dire a questi amici e al governo centrale, che questi sono sprechi che stanno creando loro, perché ci stanno rendendo la vita difficile, oltre che c'è un'economia che attanaglia il paese, ma ci stanno ancora di più, perché non è vero che parlo in termini di occupazione, perché Massimo Loviso, ieri ne parlavo con lui, c'è un'unica società del Val di Diano che lavora con il petrolio della Val d'Acre, che è Criscuri. Se gli chiedete, sapete quante posti di occupazione hanno dato? 5 posti, il resto viene tutto da fuori, sono tecniche, sono specializzate su... che nel Val di Diano non abbiamo nessuno, nemmeno un'occupazione, e quindi questo ci deve far riflettere, anche perché il rischio è quello che ha detto Tommaso, che fra 15 anni quei pozzi rimarranno abbandonati, abbiamo creato un'altra Africa, questo è. E allora per poter azionare questa forza servono i cittadini, non basta solo la nostra volontà, non bastano solo il Consiglio Comunale, ma bisogna fare il referendum nel Val di Diano.